un antico rito che riporta alla memoria cerimonie propiziatorie per la fertilità della terra e la protezione da carestie ed epidemie. Questo in sostanza è il significato della festa di San Vincenzo, protettore dei vignaioli, e della danza degli spadonari, che si celebrano il 22 gennaio e la domenica successiva a Giaglione. Le priore, la portatrice del bran, il tronco fiorito, gli spadonari, la confraternita, la banda musicale e il consiglio comunale hanno ruoli e posizioni ben definite nella sfilata e nel rito, a partire dai banchi in chiesa parati a festa. Ma la festa di San Vincenzo a Giaglione non è solo una sfilata tradizionale o una messa. Ci sono presentazioni di libri, spettacoli teatrali, le esibizioni degli spadonari e i concerti. Signore, voi siete le priore, perché in questo paese non ci sono i priori nella festa tradizionale, ma sono le donne che si vede che comandavano già anticamente. Noi abbiamo cominciato presto a comandare. Sì, sono le priore e io sono la priora di San Vincenzo, quindi di questa festa di oggi. La festa patronale. E poi ci sono le mie amiche che saranno priore con me nell'ottava di San Vincenzo. Voi nella funzione della festa di San Vincenzo siete, diciamo, davanti a tutti, perché siete un po' le rappresentanti della comunità. Sì, della comunità che è dedita agli altri e quindi alle persone che hanno bisogno per qualche motivo di essere aiutate. Adesso si è persa un pochino questa funzione, perché fortunatamente stiamo tutti abbastanza bene, diciamo così, e quindi ci occupiamo un pochino di qualche lavoro nella chiesa, di organizzare in parte questa manifestazione. Questi bellissimi scialli ve li procurate, ve li confezionate voi? Sono la tradizione, naturalmente. Tradizione, sono scialli di famiglia delle nostre nonne e bisnonne, e li abbiamo tirati fuori per l'occasione. È un onore quindi essere priore di questa così bellissima festa tradizionale. In famiglia come la vivete questa festa? Bene, bene, perché si tramandano appunto le tradizioni, è un impegno ovviamente, però un impegno fatto col cuore e ci si diverte, un insieme di amicizia e di congregazione, quindi è una bella cosa. Mi dicono che lei è uno degli spadonari storici di Giaglione. Oggi non ha, diciamo, la tenuta tradizionale, ma cosa significa per voi di Giaglione questa tradizione e soprattutto tramandarla? Dunque, sicuramente è una cosa che ci fa onore a noi, fa onore al paese. Ed è comunque un servizio che veniva fatto, perché noi praticamente, poi, come dicevamo prima, le vere protagoniste sono le priore, perché poi a livello organizzativo e a livello economico erano loro che organizzavano la festa. Diciamo che gli spadonari e la banda musicale andava al loro servizio. Infatti adesso abbiamo abolito queste cose, però addirittura loro, oltre al rinfresco e a tutte le incombenze che competevano, pagavano addirittura la banda e gli spadonari per venire a fare il servizio. Ecco, ma ci spiega un po' questa simbologia. Le spade vuol dire che gli spadonari sono coloro che difendono la comunità? Dunque, la storia è lunga, secondo me, perché questa tradizione deriva dalla tradizione celtica, quindi è nata dai Celti. I Celti poi si sono spostati dalla loro terra di origine, che era il centro Europa, hanno raggiunto prima la Francia e poi hanno occupato le vallate alpine. E questo è successo più o meno 2300 anni prima di Cristo, quindi la tradizione arriva indietro nel tempo. Poi logicamente con l'avvento del cristianesimo queste tradizioni di origine pagana sono diventate delle feste cristiane, cioè hanno mantenuto determinati loro cose, ma sono entrati poi nelle festività cristiane. Quindi una tradizione che continua, e per i giovani, abbiamo visto dei giovani con la tenuta degli spadonari, vuol dire che la comunità continua a credere in questa tradizione? Sì, questo sì, fortunatamente per queste cose qui, perché molto probabilmente sono delle cose che comunque interessano ancora anche la gioventù del giorno d'oggi, diciamo. Il problema diventa il fatto di avere un costume, di farsi fare un costume, che comunque economicamente non è
una cosa da poco, insomma, è qualcosa che... E quindi logicamente se fai una cosa del genere devi poi comunque andare a fare questo servizio, perché sennò spendere dei soldi per lasciare poi il cortometraggio in un cassetto.